E ciao a tutti ragazzi, benvenuti su questo nuovo video di Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist. E siamo rimasti ragazzi nuotando con gli squali. Allora ragazzi, prima di iniziare il video vi ricordo sempre di seguirmi su Instagram come Spydrock, e da lì vi porterò tutti gli aggiornamenti sul canale, sul nostro canale. Quindi ragazzi, andiamo subito avanti nuotando con gli squali. Andrò piano con i dialoghi in modo che voi potete leggerlo tranquillamente. Allora ragazzi, tempo del maestro del sogno. Allora vediamo i nostri deck. Allora io l'ho fatto l'ultima volta rituale Ghishki. Ah sì, adesso farò l'Aromagus. Proveremo questo deck amici miei, perché l'ultima volta che l'ho provato ho trovato difficoltà. Adesso che lo conosco un pochettino meglio potrei sfruttarlo a piena potenza. Poi dipende dall'avversario ragazzi. Spero che questo avversario sia un po' deboluccio rispetto a questo deck che sto per usare. Allora, leggiamo insieme gli effetti di questa carta. Una volta per turno, se controlli un mostro a Roma, puoi guadagnare 500 del ponzo. Inoltre tutti i mostri che controlli guadagnano 500 attacco e difesa fino alla fine del prossimo turno del tuo avversario. Anche se questa carta lascia il terreno, se un mostro a Roma scoperto che controlla viene distrutto in battaglia, dall'effetto di una carta è mandata al cimitero, guadagna in health points. Ok, attiviamola subito. Ok, la carta magia terreno è stata attivata. Metteremo questa carta. Se questa carta viene scoperta, questa carta può essere distrutta in battaglia. Inoltre, guadagna 500 health points o ad ogni turno. Se non sbaglio, sì, ad ogni turno guadagna 500 del coin, sia me e l'avversario guadagna 500. Ok, leggi questa carta, puoi pagare 1000 del coin aggiungendo mostra a Roma al tuo deck la tua mano. Se il tuo del coin si impiega con il tuo avversario puoi guadagnare 500 del coin. Molto utile questa trappola. E come vediamo il turno, inoltre noi possiamo attivare due effetti in uno su questa carta qua. Attiviamo l'effetto, paghiamo 1000 del coin e prendiamo un mostro a Roma. In questo caso voglio prendere questo qua, Aromagus Kananga. Attiviamo un altro effetto e guadagniamo 500 health points. In poche parole abbiamo speso solamente 500 health points per recuperare un mostro del deck alla mano. Ok, burattino. Carte sono queste, i burattini. Che brutte carte, mamma mia. Ma io lo dico sempre ragazzi, la serie migliore era Yu-Gi-Oh! Il primo Yu-Gi-Oh! Che hanno fatto. Poi dal secondo in poi non è che mi è piaciuto granché. Però vabbè. Infatti adesso quest'ultimo che hanno fatto, questo pendulum qua. Non è che sono contro, ma non mi piace per niente ragazzi. Io preferisco sempre giocare al classico modo. Poi logicamente bisogna andare avanti, però queste carte pendono non mi convince tanto, cioè rovina il gioco, ecco. Allora paghiamo 1000 life points, inoltre guadagniamo 1500 life points. Ok, prenderemo questa carta qua. Allora vediamo un po', medito del po' sono più alto del tuo avversario, mosso più alto del tuo avversario, poi non c'è il mano. Ok, invece questa sono più alto del tuo avversario, sono mosso più alto del tuo avversario, più alto effetti di mostro fino alla fine del mostro, una volta per turno se vuoi dare il po' c'è come avversario mosso posizione. Questo è 3000 punti d'attacco, abbastanza alto e non possiamo fare niente, quindi ragazzi ci conviene proteggerci. Ok, per adesso vogliamo il turno così. Mettiamo l'effetto della carta. E in più altri points per noi.
mi sembra che prendo un altro di questo qua, e questa carta qua ci fa, è quello che ci fa andare avanti alla fine. Ok, prendiamo questo qua, poi loghiamo questa carta, tiriamo l'effetto di questa carta, perfetto. Però non basta, non basta per sconfiggerlo, perché è ben 1005. Poi sconfiggiamo l'altro mostro. Ah, cosa c'è? Ha evocato un altro burattino. Va bene, niente, non possiamo fare più niente. Quindi ragazzi, concludiamo il turno. Allora, nel prossimo turno devo controattaccare. Questa carta distrugge un mostro della persona in battaglia, manda 5 idee, poi facciamo un gruppo di questa carta e poi spiegiamo il mostro di pupilla da tomare. Ok, allora, evochiamo questa carta. Paghiamo 1000 life points. Così prendiamo un altro mostro, che è questo qua. Attiviamo l'effetto della carta. E distruggiamo il mostro. Perfetto, attiviamo il suo effetto in modo da evocare questa carta qua. Ok, penso di aver terminato il turno. Scartiamo una carta della nostra mano e mi sa che scarterò una di queste qua. Perfetto, siamo in netto vantaggio con i punti di attacco rispetto al mostro. Come vedete ragazzi, c'è da giocare un po' con i deck e le points. Allora, vediamo cosa ha fatto questo. Ok, un bel niente. Perfetto. Mettiamo posizione d'attacco. Prendiamoci altri life points. Ok. Mettiamo questa carta. Attiviamolo pure, tanto visto che abbiamo parecchi life points, ragazzi. Vediamo questa carta qua. Allora, mettiamo un altro mostro in posizione di peso, cura quello lì. Possiamo attaccare senza problemi. Perfetto, abbiamo distrutto i mostri più potenti dell'avversario, quindi concludiamo il turno. Scopriamo un'altra carta, perfetto. Ma abbiamo preso tutti i mostri sul deck, ragazzi. Burattino arnese, deck dei burattini. Ok, altre penze recuperate.
un effetto della carta. E uno. Se manco un altro e poi basta. Allora. Tu avversario pesco da 1 a 3 carte. Poi tu guadagni 2 risposte per ogni carta che ha pescato con questo effetto. Perfetto. Poi. Possiamo evocare questa qua. Anzi, ne evochiamo questa. Prendiamo altri 3 points. Perfetta combo, mamma mia. Così li distruggiamo in un attimo. 3.009 a questo qua. E 1.009 a questo qua. Perfetto. Ormai nel prossimo turno dovremmo vincere duello. Come vedete ragazzi, questo deck c'è da capire un po' come funziona, ma poi alla fine il concetto è quello: più recuperate le points durante la battaglia, più avete la possibilità di potenziare i vostri mostri. Ok, ecco qua l'ultimo mostro del nostro deck. Adesso ci saranno solamente carte magie e trappole in mezzo. Oh, 6.000 risponsi, grazie. Mamma mia, ormai sono diventato più potente qua. 4.900 punti d'attacco. Che stai combinando questo? Non so se voi conoscete questo deck burattino, ma guardando l'avversario non mi sembra granché. Ok, devo evocare un mostro per distruggere la carta magia e trappola. Ok, perfetto. Ah, mi distrugge il mostro addirittura. Ecco qua che si sta riprendendo il nostro avversario. Allora, vediamo un po', togliendo la carta magia, vediamo che sono più alti i tuoi avversari, sono mossi tipo grande che quando attacchi tu non puoi tirare effetti. Cambia la sua posizione, però invece questo qua cosa dice? Puoi prendere questa carta? Ok, vedete cosa è più interessante. Facciamo, se evochiamo un altro di questo mostro qua, così almeno l'avversario non è che ci può fare un mazzo. Facciamo due spade rivelatrici e facciamo due queste altre carte. Perfetto, perfetto. E c'è un 1009, purtroppo non posso fare granché, però almeno distruggo un mostro. È rimasto pochissimo in points. Si insegna questo qua, perfetto. Ormai è spacciato. Pensate ragazzi che ho 17.900 life points, non è poco, quindi non mi fa proprio niente. Ok, il prossimo turno dovrebbe aver perso l'avversario. Olè. Perfetto. Ok. Poi
Tiriamo questa carta, 20.000 life points, mamma mia. Fa paura. Ok, allora. Ti distruggo. Paladina rosa attivata ed evochiamo il mostro. Voilà. E con questo distruggiamo il mostro coperto. Ebbene sì ragazzi, abbiamo vinto con questo grande super deck. Mamma mia ragazzi, hanno raggiunto pure addirittura 20.000 points. Ormai l'avversario non poteva fare quasi più nulla con questo deck burattino. Rocking e rolling. Va bene ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Scusate per aver reso questo video un po' più lungo, ma purtroppo c'è da aspettarsi sempre delle sorprese su Yu-Gi-Oh! Quindi ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, mi raccomando lasciate un bel pollice in su, un commento e ditemi se questo deck vi è piaciuto, va bene? Noi ci vediamo al prossimo video con Rocking and Rolling, ciao ciao! Rock and Roll, vabbè, ciao ciao ragazzi!